Chi si occupa di immigrazione e di accoglienza sa benissimo quali danni sono stati prodotti dal ministro dell'Interno Marco Minniti. Alcuni suoi provvedimenti noi li abbiamo duramente contrastati, altri andavano nella direzione giusta. Abbiamo contestato gli accordi terrificanti con la Libia, che hanno prodotto delle conseguenze terrificanti per i diritti umani. Abbiamo contestato la criminalizzazione delle ONG, che ha spalancato le porte a Matteo Salvini, che per sua stessa missione ha dichiarato: io ho apprezzato il lavoro di Marco Minniti, l'ho soltanto continuato, non ho cambiato la rotta. Ed è vero, da quel punto di vista ha proseguito su quella strada, se l'è trovata anzi spalancata. Però è anche vero che negli ultimi 4-5 anni, cioè dei governi tecnici e poi di grande coalizione, chiamiamoli così, sull'aspetto dell'accoglienza diffusa c'è stata un'attenzione particolare. Non molti anni fa, il sistema dello SPRAR accoglieva sì e no 3.000 migranti. Oggi, cioè ieri, prima dell'abolizione degli SPRAR, il sistema era decuplicato, accoglieva 35-36.000 migranti. Allora voglio leggere questa cosa che Marco Minniti scrive per dire che anche le forze moderate che hanno cercato con delle misure molto discutibili di contrastare il fenomeno migratorio si sono rese conto dell'efficacia della seconda accoglienza diffusa, morbida, fatta insieme ai comuni sui territori. Minniti scrive: il primo atto di cui mi fece promotore fu la firma di un protocollo d'intesa sull'accoglienza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI, che prevedeva come media 2,5, li hanno un po' divisi, immigrati ogni 1.000 abitanti, da accogliere su base volontaria con incentivi alle amministrazioni, che infatti in questi anni ci sono stati. Giungeva a compimento un lungo lavoro istruttorio, si decideva di puntare sull'accoglienza diffusa, piccoli numeri, comune per comune, con l'obiettivo di arrivare alla chiusura dei grandi centri, gestiti più o meno bene, a volte decisamente male, come purtroppo dimostrato da diverse indagini. La diffusione degli immigrati sul territorio aveva il pregio di eliminare soprattutto l'effetto ghetto e di ridurre i timori della popolazione, abbattendo il muro della diffidenza e rendendo più semplice riconoscersi reciprocamente. È quello che è successo? Buonasera a tutti. Io sono contro le torture. Allora, a lungo riflettuto sull'impostazione da dare a questo intervento, perché quando parliamo di questi temi siamo un po' spaventati anche noi che pratichiamo l'accoglienza, perché ci sentiamo sempre dire che siamo un po' buonisti, che siamo un po' zeppe, rosse, e quindi abbiamo anche difficoltà ad esprimere quasi quasi quella che è la nostra opinione, nel senso di poter portare un contributo reale ad una discussione basata su fatti, su esperienze, su quello che vediamo quotidianamente. Però corro il rischio di essere buonista anche questa sera, provo a raccontare quello che penso io. Abbiamo iniziato qualche mese fa, come diceva Giovanni, intorno ai primi di settembre, ad avere delle percezioni. Percezioni che ci raccontavano di una narrazione molto diversa rispetto a quella che vedevamo noi sul fenomeno dell'immigrazione e dell'accoglienza. Percezioni che ci raccontavano di un'invasione e di soggetti pericolosi che arrivavano sul nostro territorio e che noi in realtà vedevamo tutti i giorni, con i quali convivevamo tutti i giorni. Questo progetto di Gioiosa esiste dal 2014 nel comune di Gioiosa con la titolarità del comune. E oggi ho fatto il calcolo preciso, finalmente ci sono riusciti e sono passati da qui 271 migranti fino ad oggi. Io di questi 271 migranti, francamente, non ho memoria di aver incontrato criminali, stupratori o spacciatori. Almeno non li ho visti praticamente io con i miei occhi, quindi non posso dirlo. Però mi sono resa conto, nella percezione che avevo e quella che poi è diventata una cristallizzazione dei fatti, mi sono resa conto che però quello che noi raccontavamo non aveva molto senso, perché non veniva ascoltato, non veniva percepito. Quello che noi raccontavamo era strumentale agli occhi di una parte d'Italia. Era strumentale semplicemente al fatto che siccome tu fai questo lavoro ti conviene che ci siano e va bene così. Quindi anche quella narrazione che noi facevamo,
ci siamo sforzati di fare quotidianamente attraverso non solo le parole, ma anche attraverso i fatti, attraverso le azioni concrete che abbiamo fatto ogni giorno, non è molto passata. Non siamo stati forse molto bravi a farla passare, oppure sono stati molto più bravi gli altri a raccontare meglio la loro realtà. E allora, rispetto a tutto questo, il fatto che si proponga un decreto legge di questo tipo non mi stupisce molto, perché è come se fosse un po' la conseguenza diretta di quello che è stato strutturato nel corso degli ultimi anni. Un decreto che sostanzialmente crea un paradosso. Crea un paradosso perché pensavamo che la Lega fosse un partito securitario, come si suol dire, no? Di quelli assolutamente attenti all'aspetto della sicurezza, poniamo attenzione al prima agli italiani, eccetera, ma in realtà ci siamo resi conto, leggendolo, rileggendolo, riguardandolo, studiandolo, che è esattamente l'opposto. Perché dico questo? Perché, provo ad entrare un pochino più nel merito velocemente del decreto, perché succede una cosa importantissima. Un primo aspetto che non viene molto trattato, o che viene trattato in maniera non adeguata secondo me dai media, è quello della cancellazione della cosiddetta protezione umanitaria. Viene raccontato poco perché non si capisce bene neanche che cos'è. E allora la cancellano poco male, perché tanto era una cosa che davano in più ai migranti, quindi gli davamo un altro contentino. Questo è un fatto invece gravissimo che si genera come conseguenza del decreto, perché la protezione umanitaria è una forma di protezione che è diventata necessaria al fine di garantire la tutela per quelle persone. Cito testualmente quello che diceva l'Unione Europea prima, perché anche questa stupidaggine che la protezione umanitaria c'è solo in Italia. Non è vero, si chiama umanitaria in Italia, ma esiste anche negli altri stati, si chiama in un altro modo. E dice viene concessa per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Quindi non è un pezzo che la commissione territoriale decide di concedere ad alcuni migranti che sono particolarmente simpatici, ma è una forma di tutela e di protezione di categorie di persone che sono portatori di una propria vita, o che sono possibilmente a rischio se rientrano nel proprio paese. Anche questa cosa del non fuggono dalle guerre che citavi poco fa. Supponiamo pure che sia vero. Voglio provare a mettermi dall'altra parte e dire, vabbè, facciamo che è vero. Supponiamo che non fuggano dai conflitti armati. Ma pensiamo che davvero soltanto il conflitto armato possa generare insicurezza nella vita delle persone? Io mi ricordo quando tanto tempo fa studiai protezione internazionale dei diritti umani, che una delle primissime cose che ci dissero e che ci veniva ripetuta all'inverosimile è che la prima forma di tutela è della dignità umana. E allora io mi domando, se una persona, sia esso un uomo, una donna, un minore straniero non accompagnato, un minore accompagnato, eccetera, possa considerarsi in condizioni di vita dignitose se vive con $0 al giorno, o se vive in stati nei quali non puoi proprio dire parola, non puoi dire la tua opinione perché altrimenti sei perseguitato. Se vive in stati in cui se sei cristiano hai un problema, o se sei musulmano hai un problema. Penso alla Nigeria, che viene spesso citato, cioè qua del pubblico che è il nostro ospite nigeriano, viene spesso citato come esempio i nigeriani che vengono a fare qua, e non c'è niente in Nigeria. E mi dispiace ancora una volta che non si racconti bene questo fatto, perché ad esempio la Nigeria è uno dei paesi devastati, nel nord in particolare, da Boko Haram, formazione terroristica musulmana che perseguita in particolare i cristiani. Ma cito la Nigeria perché è l'esempio più classico di quelli che vengono etichettati come voi non avete diritto a stare in Italia. Nel corso di questi anni, queste 271 vite che abbiamo incontrato, a volte ho avuto la percezione che magari non avessero una situazione così forte di disagio nel paese di origine. Però poi non mi sono fermata all'apparenza, ho provato ad andare un po' oltre, l'abbiamo fatto con tutti i miei colleghi.
Io penso alla Libia, citava prima Giovanni l'accordo scellerato che ha fatto Minniti e che è stato proseguito. Già solo quello per me sarebbe fonte di sufficiente per garantire una forma di protezione, dopo tutto quello che hanno passato in quello stato terribile, là sì che ci sono violazioni dei diritti umani, là sì che c'è tortura, là sì che ci sono serie motivazioni di carattere umanitario. Quindi una delle prime cose che fa questo decreto abolisce questa forma di protezione, che l'anno scorso, non ho i dati del 2018, ho i dati del 2017, mi pare che fosse stata concessa al 24% circa dei ceriali, mi pare che fosse quello il dato, 24% all'incirca. Quindi una parte di popolazione migrante piuttosto rilevante, considerando che la protezione internazionale delle due forme, quindi nella protezione sussidiaria dello status di rifugiato, è stato concesso circa il 7% ciascuno, mi pare, della popolazione. La restante parte ha avuto un esito negativo da parte della Commissione territoriale. Abolire questa forma di protezione, quindi considerando che il 24% dei richiedenti asilo la ottiene, significa semplicemente e banalmente incrementare l'irregolarità. Punto. Non è che significa altro. Dico un'altra cosa, non solo non verrà concessa la protezione umanitaria, ma non verrà rinnovata, perché non esiste più, non posso utilizzare un istituto giuridico che non c'è più. Quindi tutte quelle persone che ormai da un anno, due anni, perché la protezione umanitaria dura due anni, hanno avuto questo tipo di protezione, non l'avranno più, o meglio, avranno un'altra forma, casi speciali mi pare si chiami, che avrà durata di un anno, ma che non sarà convertibile. Fino ad ora la protezione umanitaria, il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, consentiva di essere convertito in permesso di soggiorno per attività lavorativa, quindi consentiva una reale integrazione, dava una possibilità, ok, tu sei arrivato, ce l'hai fatta, ti sei integrato, hai trovato un lavoro, hai trovato una casa, ti consento quindi di rimanere regolarmente sul territorio per tutto il tempo che tu continuerai a far parte di questa comunità. Così facendo, distruggendo questo tipo di protezione, è chiaro che il numero di irregolari si imperna tantissimo, è stato stimato intorno ai 130.000 irregolari in più, quindi una cosa pazzesca se ci pensiamo, un piccolo cambiamento comporta un risultato enorme, e 130.000 irregolari in più, io non lo so come la pensate voi, ma secondo me non portano più sicurezza. L'irregolarità è necessariamente vivere nell'ombra, è necessariamente non avere la possibilità di lavorare, non avere la possibilità di avere un contratto d'affitto, non avere cure mediche, non avere accesso al lavoro, alla salute, a nulla. Quindi a quel punto temo che il mercato criminale diventi più appetibile, se non ho nulla da perdere provo a giocarmi tutte le mie carte. A questa scelta scellerata di cancellare la protezione umanitaria con un colpo di spugna, senza evidentemente badare alle conseguenze, o consci delle conseguenze, quindi perpetrando ancora il mito dell'irregolarità e della clandestinità, che è vero che, come diceva la professoressa prima di me, le parole vengono prese dal mucchio e buttate senza dar loro significato ormai. Ma probabilmente c'è un disegno dietro questo, non voglio fare la cospiratrice perché non lo sono per natura, però immagino che sia impossibile non ragionare sul fatto che cancellare questa forma di protezione comporti una maggiore irregolarità e quindi una maggiore insicurezza. Contemporaneamente, come si diceva poco fa, la riduzione così drastica del sistema di SPRAR, chiamiamolo ex SPRAR, anche se io continuo a chiamarlo SPRAR, resistiamo fino alla fine, è chiaro che comporterà anche in questo caso una maggiore dispersione e quindi una maggiore irregolarità, se con tutti i limiti che abbiamo, perché spesso noi ci raccontiamo nei nostri aspetti più positivi, è chiaro, però anche noi abbiamo avuto e abbiamo delle difficoltà, anche noi proviamo a superare i nostri limiti, ma non siamo perfetti, siamo sempre perfettibili come tutti, però abbiamo provato. Lo dicevo stamattina, parlavo con uno dei ragazzi e dicevo, con tutti questi limiti che noi abbiamo, comunque noi siamo consapevoli che questi 271 ragazzi, ragazze e bambini anche in alcuni casi, che sono passati da Gioiosa, sanno bene che cosa vuol dire vivere in Italia,
Quindi siamo consapevoli che noi un pezzettino di contributo ad una vita tranquilla, serena, basato su comprendere dove sono e che cosa posso fare, noi l'abbiamo data con tutti i nostri limiti, ma ci abbiamo provato. Su 271 migranti una ventina hanno avuto un contratto di lavoro. Sono pochi? Forse sì, ma ricordiamoci che siamo sempre a Gioiosa Ionica, un paese molto piccolo, dell'Arcipelago Ionico, della zona più depressa d'Italia, della regione più depressa d'Europa. Quindi non stiamo parlando di un contesto straordinariamente florido che quindi consente lavoro per tutti. Forse è un piccolo numero, ma se lo pensiamo contestualizzato, per me è un grande risultato invece, perché vuol dire che 20 vite sono state in qualche modo salvate. 20 vite hanno scelto di rimanere a Gioiosa Ionica, che non era così scontato probabilmente all'atto dell'arrivo sul territorio italiano. Dico un'altra cosa sul sistema SPRAR. 20 famiglie di Gioiosa o dei dintorni lavorano nel sistema SPRAR. È piccolo? Sì, probabilmente è un numero piccolo. Però 20 famiglie hanno avuto da 4 anni a questa parte la possibilità di rimanere sul territorio, di avere un reddito, di fare un lavoro onesto, per bene, trasparente, pulito. E queste 20 famiglie probabilmente, non dico domani, ma tra un periodo di tempo che non so quantificare ora, perché ancora siamo un po' in fase di comprensione di quello che succederà dopo, probabilmente non avranno più una condizione lavorativa così serena. E l'ho detto già, ho fatto sempre questa battuta, e qui prima gli italiani è valso poco, perché evidentemente gli italiani che integrano, che sono favorevoli a certe dinamiche, non sono gli italiani corretti e coerenti con la, prima gli italiani, con lo slogan. Mantenere invece di contro il sistema emergenziale straordinario, chiamiamolo come vogliamo, è spaventoso per tutto quello che ci raccontavano prima, ma anche perché questo maledetto business dell'immigrazione di cui tutti si riempiono la bocca senza mai fermarsi, è lì che si è creato. E quando noi andiamo in giro a raccontare la nostra esperienza, siamo i primi a denunciare queste forme di situazioni. A noi non sta bene. A me non fa piacere quando magari sotto un articolo che parla di un obiettivo raggiunto dallo SPRAR di Gioiosa, dallo SPRAR di Caolonia, di Gasperina, di Cinque Trombi, ci scrivono sotto: andate a lavorare parassiti, rubate i soldi allo Stato, no, questo non è un lavoro. Non è che ci fa piacere, non ci fa per niente piacere, perché sappiamo molto bene com'è la situazione. Se ci sono delle persone che di questo hanno fatto un business, allora sì, siamo i primi a dire via. Il sistema SPRAR non è un sistema che può essere paragonabile ad un business, perché basta aprire, lo dico sempre, www.sprar.it. C'è una bellissima, un bellissimo sito internet dello SPRAR, dove c'è una bella pagina con scritto documenti. Si apre lì, ci sono tutti i manuali che noi dobbiamo seguire. Guardatevi il manuale di rendicontazione, guardatevi tutti i file allegati, tutto ciò che va prodotto dal comune per testimoniare come sono stati spesi i fondi, e ditemi se è possibile rubare un centesimo. Non è possibile, è un sistema blindato, anche perché i comuni controllano le rendicontazioni, controllano i revisori contabili, ricontrollano i conti, e poi il ministero a sua volta ricontrolla nuovamente tutte le rendicontazioni. Come si fa? Non è un sistema che produce profitto quello dello SPRAR. Io ho un finanziamento, utilizzo i fondi, bene, non li utilizzo, li rimando indietro, non sono miei, non mi appartengono. Quindi anche questa roba qui di dire che l'immigrazione, l'accoglienza in genere, sono un business, è veramente mortificante per chi fa questo lavoro. Ma lo dico, e penso di poterlo dire a nome di tutti i miei colleghi, è mortificante leggere, ascoltare di continuo che il nostro lavoro è rubare denaro, è approfittarci delle debolezze di chi proviene di alla sfortuna di essere nato in un posto diverso, perché questa è fortuna per noi, non è che noi abbiamo meriti riguardo a questo. Quindi cancellare un sistema di questo tipo pubblico, l'unico sistema pubblico di accoglienza, è vergognoso per tante ragioni, per questo e per molte altre. Quindi la cancellazione dell'umanitaria produrrà più irregolari, la cancellazione dello SPRAR produrrà più business dell'immigrazione. Non ottengono i risultati che si volevano ottenere.
Ci sono anche altre cose abominevoli, a mio avviso. Una cosa che non ho ancora compreso è che, ad esempio, questa è una cosa un po' più tecnica, ma la dico perché è bene che si rifletta anche sulle cose un pochino più complesse, i richiedenti asilo non potranno essere iscritti all'anagrafe. Quindi, un richiedente asilo non potrà essere iscritto all'anagrafe, quindi non avrà una residenza. Se non ha una residenza, come fa ad accedere al servizio sanitario, alla scuola? Come fa a lavorare? Come fa ad avere un conto corrente postale? Non può fare nulla. Quindi i richiedenti asilo vengono puniti per essere richiedenti asilo. Quindi questo è un altro messaggio che io leggo dal decreto. Oltre a creare più insicurezza, più irregolarità, c'è anche un intento punitivo. Ah sì, tu sei un richiedente e allora queste sono le condizioni in cui tu devi vivere. E questa è una testimonianza. Come ne è una testimonianza il fatto che chi deve essere identificato può adesso rimanere fino a 180 giorni nei centri di identificazione. Prima erano 90, che già erano stati aumentati. Minuti, ora diventano 180. 6 mesi. 6 mesi è un tempo grandissimo, se ci pensate, da passare dentro un CPR, cioè un centro per i rimpatri e l'identificazione. È un tempo lunghissimo, perché sono 6 mesi di prigionia. Perché quello è, non è che è una cosa diversa. Ci sono altre cose, ma non mi sono già dilungata abbastanza. Tutto questo per dire che cosa? Che uno non è che si pone strumentalmente contro Salvini perché è Salvini della Lega. Ci poniamo probabilmente anche, forse un po' sì, però non solo per questo. Però abbiamo provato. Pregiudizialmente. Sei contro tu. Sì. Io un po' forse anche, però ho voluto studiarlo lo stesso il decreto. Perché ho voluto. Io non l'ho studiato, ma dove c'è la Lega? Io sono dall'altra parte, proprio non è possibile avere. Però sai, appunto, siccome. È una scelta di vita la tua. Sì. È una scelta di vita. Allora che si può cancellare il passato con un tratto di penna. No. Questo ci hanno insultato per anni, certamente no. C'è un video su virale su Facebook eccezionale del Veneto che dice. Ogni tanto, lo ripropone. Terrori, ma che ci avete in sé? Vi siete fatti prendere in giro e poi sono arrivati i neri. Hanno fatto gli italiani, esatto, l'unico. Finalmente ce l'hanno fatta. Nel 1861 ce l'abbiamo fatta, nel 2018 fare gli italiani. Però al di là della battuta, non vogliamo essere tutti pregiudizialmente contro, lo guardiamo, lo leggiamo, io l'ho letto 100 milioni di volte questo decreto, non potevo crederci che c'era veramente scritto quello che c'era scritto, ma c'era scritto questo davvero. E allora, per me, e credo che sia un po' una posizione comune in questa sala, è un decreto assolutamente, tu dicevi zappa sui piedi, sono d'accordo, assolutamente fallimentare, non avrà possibilità di ridurre né i flussi migratori, perché i flussi migratori non esistono. C'era un sociologo che io ho amato tanto, che si chiama Bauman, che diceva: ma come pensate di fermare le forze delle migrazioni? Con le catene e con i muri? Le forze delle migrazioni non le potrete mai fermare. Ed è vero, questo, non si potranno mai fermare. Non sarà la rotta del Mediterraneo centrale, sarà un'altra. Hanno ricominciato a partire dalla Tunisia, dall'Algeria, ripartiranno da altre parti, non è la Libia, sarà un altro. La disperazione è il motore dello spostamento. Non sono in vacanza. Questa è una cosa che vivono negli alberghi 5 stelle, vengono qua wifi, smartphone di ultima generazione, eccetera. Non sono in vacanza. Poi spero si abbia un attimo di tempo per far intervenire qualcuno di loro. Però se uno fugge dal proprio paese, ma mica ci fugge per piacere, perché è una cosa figa, perché vado a farmi un giro in Europa, vediamo che si dice qualcosa. Attraverso il deserto, il mare, ne muoiono tantissimi. E questo aspetto qua, anche grazie alle politiche di Salvini, anche grazie all'appoggio, secondo me, scellerato che il Movimento 5 Stelle sta facendo, anche grazie a tutta una visione di anni ormai, di criminalizzazione degli immigrati, non si vede più. E allora ciò che era valore diventa disvalore. Il fatto che tu parli di solidarietà, di umanità, di dignità, fa di te un cretino.
Quindi quello che era un mio valore, che rimane un mio valore, diventa un disvalore in questa società. Essere razzista, e ancora dicono che non c'è razzismo, essere razzista era un disvalore. Quando ero piccola era un disvalore. Adesso? E allora, l'opposizione che noi dobbiamo fare, la resistenza che noi dobbiamo fare, e ringrazio i sindaci che hanno provato a farlo per noi anche in sede ANCI, hanno portato tanti emendamenti, la resistenza che noi dobbiamo fare è proprio su questo. Va bene, Alessia perde il posto, di lavoro, pazienza, dai. Facciamo che questo è l'aspetto che viene dopo. Ma il primo aspetto è questo, è quello di provare a contronarrare qualcosa che ormai è diventato imperante, che non riusciamo più a contenere. Diceva un teorico del Movimento 5 Stelle, non importa la realtà, ciò che conta è la percezione che si ha della realtà. Ecco, allora io penso che dovremmo insieme continuare a... Assolutamente, perché è questo che dobbiamo fare, a invertire la percezione che si ha e riportarla alla realtà. Ho concluso, grazie.